Paola Turci, in arrivo il secondo cuore New Edition con inediti. Partirà il 15 novembre da Torino il tour invernale di Paola Turci, che toccherà i principali teatri italiani. Nel frattempo, la cantante annuncia l'uscita di Il secondo cuore New Edition, un'edizione speciale dell'album, con 3 nuovi brani e un DVD con live, interviste e performance inedite. Il video dell'inedito è già online. La special edition del disco conterrà 3 pezzi inediti, offline, Eclissi e Al posto giusto. Il video di offline, girato a Sorrento e diretto da Luisa Carcavale, è già in rete e vede la partecipazione dell'attore Paolo Mazzarelli. Il brano è stato scritto da Paola Turci con Andrea Bonomo e Luca Chiaravalle. La copertina del singolo è la stessa dell'album, mostra i due profili della cantante, che si è finalmente messa a nudo e non ha più paura di mostrare le cicatrici provocate dal terribile incidente stradale che la vide coinvolta nel 1993. In una vecchia intervista al Corriere della Sera aveva raccontato: "Ho vissuto tra chirurghi estetici e i ridicoli ricatti del mio ego, alla fine ho capito che il viso non si può nascondere, è la nostra vita che dobbiamo cercare, la nostra fierezza è ciò che bisogna ritrovare. Vorrei dirlo a tanti giovani che subiscono un concetto di estetica estremo, aggrappandosi a pericolosi standard di bellezza". Inoltre, il cofanetto conterrà un DVD con le immagini, le interviste inedite, il backstage dei concerti e delle performance inedite di Paola al pianoforte o alla chitarra. Una vera chicca per i fan della cantautrice romana, che ha appena conquistato il disco d'oro per Il secondo cuore. Nuove date al tour. Fan in fermento anche per la ripresa del tour, a cui sono state aggiunte nuove date nei giorni scorsi. Paola partirà il 15 novembre da Torino al Teatro Colosseo, il 17 novembre sarà a Marghera, Vet, alla Nave del Vero, il 19 novembre a Bologna, al Teatro delle Celebrazioni, il 21 novembre a Cosenza, al Teatro Rendano, il 23 novembre a Catania, al Teatro Metropolitan, il 24 novembre a Palermo, al Teatro Golden, il 27 novembre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, il 28 novembre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, il 30 novembre a Biella, al Teatro Odeon, il 4 dicembre a Napoli, al Teatro Augusteo, il 5 dicembre a Firenze, al Teatro Puccini, l'11 dicembre a Rimini, al Teatro Novelli, il 13 dicembre a Lecce, al Teatro Politeama Greco e il 14 dicembre a Taranto, al Teatro Orfeo. Ma non è detto che non si aggiungano altre date nei prossimi giorni. La rinascita di Paola. Paola Turci sta vivendo la seconda parte della sua vita, che ha dovuto riprendere in mano dopo il terribile incidente d'auto di cui è stata vittima nel 1993. Nella stessa intervista al Corriere della Sera, la cantautrice romana aveva dichiarato: "Il grave incidente stradale del 1993 è stato lo spartiacque della mia vita, mi ha costretto a fare i conti con la realtà". Fino a pochi mesi prima pensavo di lasciare la musica per la mia nuova passione, il teatro, avevo già fatto 2 provini a Cinecittà con Scola e Monicelli, dopo 15 giorni il sogno si è interrotto, mi sono trovata con il viso aperto dalle ferite, per non vedermi loco privo con i capelli.